Bene, iniziamo questa serata. Grazie di essere qua, benvenuti. Siamo molto lieti questa sera di avere Lorenzo Cicconi Massi. Solo per ricordare la lista dei nostri ospiti in questi ormai tre anni e mezzo che facciamo questi incontri, circa tre incontri all'anno. In questi anni abbiamo invitato da Berengo Gardin a Ivo Saglietti, a Letizia Battaglia, Tano D'Amico, Davide Monteleone, Giovanni Chiaramonte, Monica Bulai e più recentemente Toni Gentile e Sara Munari, cercando di spaziare il più possibile tra vari generi fotografici. Inizialmente abbiamo battuto molto sul reportage, sul fotogiornalismo, però abbiamo voluto anche più recentemente trovare delle figure diverse, e Lorenzo Cicconi Massi è proprio uno di questi, nel senso che non è un reportagista e fa molto lavoro di ricerca, che, come ci dimostrerà. Qualche nota biografica prima di passargli poi la parola. Ha un curriculum molto, molto lungo, mi limiterò a elencare soltanto i principali riconoscimenti. Intanto è laureato in sociologia con una tesi su Mario Giacomelli, quindi entriamo subito nell'argomento. E nel 99 vince il concorso Canon, il primo premio del concorso Canon, che è uno dei più importanti riconoscimenti nella fotografia, e entra l'anno successivo nell'agenzia Contrasto. L'anno dopo viene incluso tra i 10 nuovi talenti del panorama fotografico italiano. Nel 2007 vince il World Press Photo nella sezione sport, con la fotografia che vedete alle nostre spalle, che poi magari ci racconterà. Nel 2007, che è stato un anno evidentemente molto, molto ricco, ha vinto anche il premio Ponchielli, che come sapete è un premio molto importante perché viene dato da una giuria composta da foto editor, i più importanti foto editor italiani. Nel 2001 ha esposto alla Biennale di Venezia, nel 2012 ha lavorato al progetto Alta Gamma e di lì una serie di mostre importanti e, in sedi istituzionali in tutti questi anni fino ai giorni nostri. È anche un regista, è stato un regista, nel 2003 è stato regista di un film che si intitola Prova a volare, con Riccardo Scamarcio, Ennio Fantastichini e Antonio Catania. Ed oltre che essere un regista, come ci dirà, è anche molto appassionato di cinema e credo che il cinema abbia anche influenzato la sua fotografia. A questo punto non voglio sottrarre altro tempo, darei la parola a Lorenzo e chiedendogli così, per autointrodursi, raccontando un po' se stesso, come è nato il suo percorso nel campo della fotografia, e poi ci farai gli slideshow che riterrai di darci. Grazie. Allora, grazie Federico, grazie di avermi invitato qua, sono molto felice e orgoglioso di seguire tanti illustri colleghi che Federico ha citato. Come raccontavo prima a Federico, così ci siamo bevuti una cosa al bar, io sono fotografo un po' per caso, nel senso che nella mia vita ho sempre pensato che si potesse anche vivere così un po' senza lavorare, cioè nel senso che non è che provengo da una famiglia ricca che mi poteva consentire di non lavorare, ma io proprio nella mia testa pensavo che nella mia vita avrei potuto e voluto fare solo le cose che mi interessava fare, cioè girare piccoli cortometraggi con amici e poi piano piano scoprire anche la fotografia. Ma tutto questo lo facevo con una incoscienza e una totale lontananza, proprio ero completamente avulso dal mondo del lavoro e vedevo alcuni miei amici che già cominciavano a lavorare, a mettere su famiglia, e loro mi raccontavano che andavano a timbrare il cartellino, che andavano in negozio a fare i commessi, e per me questo mondo continuava a essere un mondo che così in un certo senso non mi apparteneva, e dicevo, vedi,
già è il punto di partenza per far capire quanto sono un po' così, un po' limitato forse nei miei pensieri, mi pare già abbastanza evidente. E anche perché poi chiaramente non avevo mai un soldo in tasca, logicamente, perché poi al massimo facevo qualche lavoretto così di ripresa, qualche matrimonio, ma insomma veramente ero sempre squattrinato, perso. E la mia grande passione è stato sempre il cinema. Qui c'è un mio caro amico di Senigallia che vive a Genova, che questa bellissima città ci ha sottratto, perché poi è una mente di scienza e qui dentro organizza il suo Festival della Scienza, quindi c'è questo strano connubio tra scienza, fotografia, arte, insomma, è bella questa cosa. E lui sa che mi conosce, perché io fin da ragazzino stavo lì con i miei amici a girare, al posto di studiare giravo cortometraggi, parodie di film, scene, cosa. La mia grande passione è stata sempre il cinema. Cinema che poi naturalmente ho scoperto e approfondito durante l'università, perché ho fatto sociologia sì, però avevo tentato l'Accademia d'Arte Drammatica come attore a Roma e fui cacciato all'ultimo step, me ne andai. Mi mandarono via loro. E quindi continuai sociologia e studiando cinema e poi anche fotografia nella facoltà di Urbino incontrai anche degli autori come Michelangelo Antonioni, eccetera, che uscivano naturalmente dal normale percorso che magari un ragazzo di quell'età fa affascinato da film di altro tipo. Però per me, insomma, il grande must e l'uomo di riferimento rimaneva Sergio Leone con il suo cinema, con le sue invenzioni, perché al di là dell'aspetto come dire, proprio della trama o del genere western, Sergio Leone è un inventore e io ho avuto sempre una grande attrazione per chi è capace di scrivere qualcosa che gli altri non sono stati capaci di fare, insomma, proprio un inventore come quello che inventa un marchingegno per risolvere una cosa, lui si è inventato delle inquadrature, dei modi di raccontare, di montare i film, così da stravolgere un po' la grammatica cinematografica. E poi vengo da Senigallia, che è la città, come credo tutti saprete, di Mario Giacomelli che io ho conosciuto e che stupidamente non ho mai ripreso, non ho mai, insomma, non gli ho fatto mai dei filmati, benché avessi sempre la telecamera in mano, perché Giacomelli, Senigallia è un grande paese, si conoscono tutti, Giacomelli era visto così, un po' come il tipo strambo del paese, un po' il matto, con i capelli lunghi bianchi, i basettoni, vestito tutto di nero o tutto di bianco, certe volte d'estate, aveva il campeggio, aveva la tipografia, stava lì, vendeva le collanine, e faceva tutti i bigliettini. Allora veniva una ragazza bella, procace, magari straniera, e lui per aggraziarsela gliela vendeva la collanina a 5.000 lire. Poi veniva la ragazza brutta, antipatica di Senigallia che gli andava lì a rompere le scatole e la stessa collanina gliela vendeva 10.000 lire. E cioè, questo era Mario Giacomelli, cioè così che scriveva tutte queste cose, scriveva i bigliettini sulle collanine, le cose, venite, comprate oggi 3x2, insomma tutte queste cose qua, no? E quindi Giacomelli uno, cioè, non è che lo vedevi come il grande maestro, non è che dicevi è quello Henri Cartier-Bresson, ma poi per me è anche più di Henri Cartier-Bresson, ma anche perché anche lui è stato un inventore, perché lui ha stravolto la scrittura fotografica, ha rotto certi stilemi. Lui veniva dalla scuola del MISA, che era la scuola di Giuseppe Cavalli, che si era fermato a Senigallia, che era questo avvocato pugliese che, bontà sua, si era fermato a Senigallia, aveva fondato questa specie di scuola, che non era una scuola, era una specie di cenacolo letterario, dove l'avvocato Ferroni e poi i vari Pier Giorgio Branzi da Firenze, Camisa, eccetera, eccetera, venivano, ognuno col suo mezzo, con la vespetta, chi col treno, chi con la macchina, mettevano lassù la musica classica, racconta la signora, che era la vedova Ferroni, e Cavalli disquisiva sulle foto, gli faceva vedere i toni alti, i toni chiari,
E Giacomelli ha rotto con loro, no? Cioè, poi c'è stata anche un po' di frattura proprio personale, perché Giacomelli ha incominciato a dare i neri profondi, i bianchi bruciati, cioè ha distrutto un po' questa estetica anche direi crociana che aleggiava su questo gruppo che ha fatto poi grandi cose. E Giacomelli ha una persona che è affascinata dall'immagine, ti entra sotto pelle, perché Giacomelli tu lo vivi. Cioè, Giacomelli è presente a Senigallia come è presente il mare a Genova e come è presente il mare a Senigallia, cioè è una cosa lì che tu vedi quotidianamente. Tu entri in macelleria per comprare due fettine da portarti a casa e il macellaio dietro c'ha 20 fotografie della buona terra di Giacomelli, perché Giacomelli le aveva fatte dal contadino da cui il padre di questo macellaio prendeva la carne, il maiale, che ne so. Poi vai a casa di un tuo amico, entri dentro, per la prima volta entri in sala e trovi 10 fotografie di Giacomelli che non hai mai visto. E dici, ma quello è Giacomelli? Lui mi fa sì. Ma dico, ma di chi sono queste fotografie? Perché so se ti rendi conto. E lui dice, no, queste sono le fotografie che Giacomelli ha fatto a mio padre quando era giovane, che gli aveva fatto fare le fotografie, che si baciava con mia madre, così adesso mio padre le tiene qui, così, cioè roba che non, inedita, no? Introvabile. Stiamo parlando di un fotografo che è esposto permanentemente alla Maison de la Photo di Parigi, a New York, al MoMA, e posso testimoniare, perché sono un fortunato acquirente di una foto di Giacomelli comprata in maniera del tutto casuale alcuni anni fa, quando andai a trovare alcuni amici a Senigallia. E aveva appena finito una mostra, ma una mostra fatta con una specie di cartone, una libreria, una cartoleria, c'erano alcune foto. Io allora non mi occupavo ancora di fotografia, mi piacque questa foto e la comprai per un prezzo, posso anche dirlo perché era ancora in lire, 750.000 lire con la cornice. E che vidi, poi lui morì l'anno dopo, due anni dopo, e poi la vidi la stessa foto a forma battuta sui 4-5.000 euro ed è ancora salita. È interessante questa discrasia tra, come dire, la semplicità dell'uomo, anche un po' naif se vogliamo, e la grande rinomanza e riconoscimento a livello tra i maestri della fotografia in assoluto. Assolutamente sì. E lui infatti mi raccontava sempre che una volta lui non si muoveva praticamente mai da Senigallia e aveva paura di prendere l'aereo. E mi raccontò che una volta fu invitato, credo l'unica volta che insomma andò fuori, così, dove c'era Cartier-Bresson, e Cartier-Bresson lo snobbò pesantemente e lui questa cosa non la digerì mai, no? Perché, come dire, essere snobbato da Cartier-Bresson voleva dire non aver avuto il riconoscimento che lui pensava di, sì, ma insomma comunque credeva di meritare. Vabbè, al di là di questo, vi chiederete, credo, non so se vi può interessare, come sono diventato fotografo. Allora, perché uno dice, perché facevi il cinema, ti piaceva il cinema, perché invece fai il fotografo fondamentalmente? Faccio il fotografo fondamentalmente, meglio così, perché come regista, insomma, il mio film è, davvero non lo consiglio a nessuno di vedere, ma c'ho anche qualche giustificazione a riguardo che non è questa la sede per raccontare. Che comunque il cinema è un'operazione che si fa collettivamente, insieme. La fotografia è stata un po' la mia salvezza, perché invece è un lavoro che riesco a fare indipendentemente, lontano da tutti, anche in solitudine. E questa è una cosa che mi aiuta tanto anche nella concentrazione, nel modo di creare il mio lavoro. E comunque io un giorno vidi, avevo fatto un po' di diapositive, le classiche, uno le potrebbe dire le classiche fontanate, no? Cioè avevo preso la classica diapositiva Kodachrome, ero andato nella campagna marchigiana, avevo fatto i classici colli col cielo azzurro alla Franco Fontana, che avevo conosciuto perché la mia conoscenza di fotografia era Franco Fontana in un libricino, Giacomelli di Senigallia e altri tre fotografi. Non sapevo nulla, però il colore di Fontana, devo dire, mi colpiva, e anche lui è stato un inventore vero. E facevo vedere queste diapositive, insomma, facevano schifo, cioè,
non contavano veramente nulla. Un giorno vidi mio fratello ad una festa di compleanno, è parecchio più piccolo di me, che giocava con queste bambine con i vestitini bianchi correvano intorno a lui, facevano un giro tondo. Ecco, io sono stato rapito da questa immagine e questa immagine in un certo senso ha cambiato un po' il mio modo proprio di guardare la realtà. E ho detto, beh, io mi piacerebbe molto raccontare anche la mia infanzia, cioè raccontare i miei ricordi di infanzia, il gioco dei bambini, un'età che è passata che chiaramente non torna più, no? E poi era bello stare vicino a questi bambini, fotografarli e in un certo senso sentirsi invisibile per loro, perché per loro non esisti, loro giocano e devono pensare solamente a giocare. E questa loro purezza, la purezza del loro sguardo, lo stupore del loro sguardo, io volevo cercare di riportarlo in questa fotografia. Ora, venivo da Senigallia, venivo da Giacomelli, per me se facevo il cinema mettevo la camera a terra come Sergio Leone, perché inquadravo con le quinte, no? Come fa Sergio Leone, che fa entrare l'eroe di quinta e crea più piani di visione, no? C'è un eroe qui, c'è la parte dietro e poi c'è tutto il paesaggio di sfondo. E io ho riportato un po' queste cose prendendo questi bambini, ho caricato 6-7 bambini dentro la 126 di mia madre, l'ho portato in campagna, ho iniziato a fare queste fotografie. Poi, come molte volte ho fatto nella mia vita, questo per farvi capire la lungimiranza che ho, la progettualità che ho, la grande, come dire, determinazione ad arrivare, ho preso queste fotografie e le ho messe in un cassetto e mi sono dedicato a tutte altre cazzate che mi venivano in mente, cortometraggi, mediometraggi, così. Finché un giorno un mio amico non mi dice, ma perché non andiamo ad Arl a far vedere queste fotografie? Dico, ma quali? No, ma quelle che hai fatto lì in camera oscura, quelle belle stampe baritate che hai fatto. Nel frattempo ero entrato in camera oscura, me l'ero fatto, insomma avevo capito i rudimenti della camera oscura. Io dico, vabbè, andiamo ad Arl, ma cos'è sto Arl? Ah, ma Arl è un posto fighissimo, arrivano i fotografi da tutto il mondo, ci sono tutti i foto editor. Ma che ne so io, andiamo a fare sta gita. Quindi passiamo per Genova, andiamo ad Arl. E io mi iscrivo alla lettura, ci scriviamo alla lettura e da un critico francese. Tutta la mattina il critico francese non faceva altro che uccidere tutti. Arrivavano le fotografie di tutti americani, tedeschi. No. Poi toccava a me, l'amico mio mi ha detto, tocca a te, io ti sei scemo. Io non ci vado. Mi fa, no, ci vai, ormai sei scritto, Cicconi, ma sì, sono io. Vado lì. Voi lo conoscete, credo, Fantozzi, no? Credo di sì, no? A Genova sicuramente. Esatto. Credo che un genovese Fantozzi lo conosca. E quando io ho steso le 6 fotografie in croce che avevo portato, lui al posto di dire no e, insomma, mandarmi via così, mi ha fatto un applauso. E io e il mio amico l'abbiamo interpretato come l'applauso quello fantoziano, tipo, ah, la merdaccia! Ah, la merdaccia ci ha portato le fotografie in bianco e nero! Io ho guardato l'amico mio e ho detto, ma sei uno, cioè, come per dire, sei uno stronzo, ma... Cioè, cazzo, cosa stai... E invece lui mi ha detto, no, cioè che l'applauso era vero. E insomma, poi mi ha detto tutta una serie di cose in francese che io ho fatto finta di capire, dicevo oui, certamente, dicevo così, no, chiaramente non capivo nulla perché lui andava come un treno, se passava in inglese era molto peggio perché ho fatto solamente il francese alle medie, quindi io ho preso queste fotografie e sono fuggito come un ladro che è stato, come un bambino che è stato rubato, è stato preso a rubare la marmellata, sono andato dalla Giovanna Calvenzi, un po' più tranquillo perché almeno lei parlava italiano, io ho detto, però abbastanza insomma carico del... Dico Giovanna Calvenzi, lei mi fa, ah sì, ma sono belle, sono molto belle queste fotografie, complimenti, così, ma sei stato dal critico, sì. E cosa ti ha detto? No, io credo bene, sono contento. Lei mi fa, ma quanto tempo fa le fatte? Perché vedo la data, le fatte 8 anni fa queste foto. E dico sì, e non ce ne hai altri? Io ho detto no. Dice, ma lei è un po' pigro Cicconi Massimo, mi fa. Uno in 8 anni porta 5 foto, scusate se... Dico vabbè, insomma, torno a casa...
rubo bambini con una macchina un po' più grande stavolta, facendoli nascondere sotto perché quando insomma c'erano le pattuglie, le cose. Finisco questa serie di fotografie che ho intitolato Le strade per giocare, partecipo al premio Canon, vinco il primo premio, 8 milioni di euro, sì, di lire, sì, ciao, sì, ero qui con 8 milioni di euro, ero qui, cioè non ero, ero a Portofino a fare una serata a Portofino. No, vinco 8 milioni di lire, che però sono equivalenti a 8 milioni di euro ad adesso in confronto, perché ve l'ho detto che io non avevo una lira, quindi per insomma un po' di tempo sono stato anche ricco nella mia vita. Con questi 8 milioni mi sentivo veramente di distruggere il mondo. Quindi ti sei confortato sull'idea che si può vivere senza lavorare? Sì, ma figurati. Ma è, cioè, il lavoro, cioè, che bisogna fare il lavoro che uno piace, insomma, hai capito? Vabbè, mi telefona la Contrasto, mi convoca, io non sapevo nemmeno cosa fosse la Contrasto, e di lì si è ripetuta la solita cosa, facci vedere il portfolio era sempre quelle 15 foto, che nel frattempo erano diventate 15, poi disperati perché non sapevano cosa farmi fare, mi hanno mandato a fare un lavoro per Bellitalia. Ho fatto un lavoro per Bellitalia che è stato giudicato il peggior lavoro fotografico di tutto l'anno, dell'anno 2001 a Contrasto. Quindi quello per me è stato l'inizio della mia fotografia da professionista. Che insomma, non è che... Non è... Grazie. Vi consiglio di andare negli archivi di Contrasto a vedere il lavoro per Bellitalia d'Orvieto, e se avete coraggio di comprarvene una copia ve la vengo a firmare a casa. Beh, senti, io adesso direi che magari ci hai creato una certa aspettativa, quindi esatto. Vediamo volentieri un po' di fotografie. Faccio vedere, però ve lo devo dire, perché sennò vi faccio vedere questo lavoro che ho intitolato Generazioni, che racconta questo lavoro che ho fatto su i tre fasi della vita che ho voluto raccontare, appunto i bambini che giocano. Una seconda fase che è quello con cui ho vinto il premio Ponchielli, che diceva Federico prima, è il lavoro sugli adolescenti. E poi ho fatto un ultimo lavoro sulla spiaggia di Senigallia, dove ho raccontato gli anziani che vanno avanti e indietro nell'acqua, e raccontando la vecchiaia, la disgregazione della carne. Ora, non so quanto riuscirete a vederlo da lontano, però ecco, queste figure sono disgregate, smembrate proprio dai riflessi della luce, sono questi vecchi dolenti, questi anziani che camminano avanti e indietro in una sorta di purgatorio terrestre. Ecco, io l'ho voluto raccontare così, a mio modo. Thank you.
scusate. Ecco, avete visto le tre, non so quanto siete riusciti anche lì in fondo a valutare insomma questa sensazione di sgretolamento della carne, però questo è stata un po' così, forse il primo e credo al momento unico vero lavoro di fotoreportage che ho fatto, anche se poi interpretato alla mia maniera, perché credo sia stata l'unica volta in cui i soggetti erano completamente inconsapevoli dell'essere fotografati. Sì, sì. Alcune foto è in Cina, quindi lei fa, c'era a Pechino. Alcune foto sono in Cina perché ero stato mandato da contrasto a fare un lavoro. Quando hai fatto anche la foto della squadra di calcio cinese. Esatto, e nel frattempo, siccome espletare le formalità burocratiche per entrare nelle scuole di sport cinesi è una cosa piuttosto lunga, nel frattempo girovagavo con una piccola biciclettina elettrica per tutta Pechino e fermavo giovani che fotografavo e portavo avanti quindi il mio lavoro. Queste foto sono di che anno? Quindi del 2006. 2006. Sono a pellicola e da te poi stampate anche. E poi stampate. E siccome questo vi dimostra sempre la famosa... La capacità che avevo io di progettare le cose, mi sono portato per fare un reportage in Cina, dove quando ti dicono 5 minuti attaccano il cronometro e ti dicono hai 5 minuti, e sono i veri 5 minuti, non i 5 minuti all'italiana, e io mi sono portato la Yashica 6x6 e la Pentax 6x7, e quindi era un delirio, e questa fotografia con cui appunto sono stato premiato al WordPress Photo è stato anche frutto di una sorta di casualità quasi, perché non ho scattato col motore, non ho scattato, avevo rimasto due... È una foto singola, secca, cioè non è... Due foto. Ho girato perché rullino. È quasi incredibile aver ripreso tutte queste le palle sulla testa dei giocatori quasi alla stessa altezza. Super brevemente, perché poi rischio di farli troppo lunghe, ti racconto com'è andata. Dopo un'intera giornata di fotografie che erano più brutte di quelle che avevo fatto a Orvieto, e non trovavo veramente il senso di questo lavoro, perché ero in questo campi di calcio dove loro si allenavano nella campagna di Pechino, in questa scuola, l'allenatore, colto da pietà cinese, la pietà cinese è una cosa importante, quando scatta la pietà cinese vera, dice alla mia assistente, interprete, dice: vedo il fotografo italiano molto abbattuto, molto, molto triste, vuoi che i miei giocatori prima di andare a fare la doccia facciano qualcosa per lui? Lei mi dice, io dico sì, ma cosa però, non lo so, sì dico, e lui mi fa 5 minuti, tic! 5 minuti è partito questo cronometro, tu lo senti che tic, 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 così, e io preso dal panico completamente ho detto e c'ho 5 minuti e cosa faccio? E loro stavano tutti lì così, e gli ho detto a lei di andare tutti di qua dove non ci sono gli alberi di fondo, io voglio il cielo pulito, gli ho detto poi spargeli come una scacchiera, gli ho detto con la scacchiera, così sono sparsi, gli ho detto poi prendono le palle e palleggiano come fossero delle foche. I cinesi hanno perso un minuto dei cinque ridendo. Gli ho detto no, allora voi mi volete rovinare la vita, gli ho detto, perché tutti ridevano, gli ho detto smettetela di ridere, fate sta. Io mi sono chiaramente non ho ricaricato le macchine, ero allo scatto numero 11-12, l'altra non c'aveva proprio la pellicola e non l'avrei caricata, la Pentax ci mettevo un quarto d'ora. Loro hanno buttato su, io ho fatto click, loro hanno fatto un palleggio con la testa e ho girato, ho fatto click. I 5 minuti finiti, tutti a fare la doccia, e il mio amico che era con me mi ha detto sei contento. Anche perché poi le hai viste poi a ritorno, non potevi sapere che era... Non potevo sapere niente, chi l'aveva vista, gli ho detto posso essere contento, sto viaggio in Cina è un disastro. Una tragedia, dopo. Senti, ci vuole un po' di fortuna qualche volta. Cioè, tu hai uno stile molto, molto preciso, cioè ci sono dei tratti molto riconoscibili nella tua fotografia, tanto il bianco e nero, ma poi molto spesso un soggetto in primo piano e con più piani nella fotografia, molto spesso lo sfocato, il mosso,
anzi ho visto che in un'altra tua intervista a Milano dicevi che per conto tuo le macchine autofocus potrebbero anche non venderle, no? Perché non hai mai usato una macchina con l'autofocus. Tu utilizzi proprio il fuoco a mano come parte stessa della costruzione dell'immagine. Sì, ma per me non è una questione di, come dire, di snobberia tecnologica, non me ne frega niente, anche perché poi molta gente mi chiede: ma sei passata al digitale? Sì, sono passato al digitale perché il tempo non lo fermo, non posso fermare il tempo, e quindi la fotografia digitale io non me lo posso nemmeno permettere, né come tempi né come soldi, di poter fare fotografia in pellicola, anche se ogni volta che rientro in camera oscura tiro fuori una fotografia che ogni volta è diversa dall'altra, pur essendo lo stesso negativo, mentre in digitale c'è questa sorta di ripetizione all'infinito che poco mi appartiene. Ma detto questo, il fuoco a mano, così come, cioè io vorrei sempre che nella fotografia accadesse qualcosa che io non posso controllare. Ecco perché per esempio amo molto fare le fotografie fuori con il sole, perché se faccio la fotografia di una modella dentro uno studio mettendo 14 luci, 12 flash, è tutto perfetto, c'è qualcosa che come dire, è tutto talmente costruito, talmente diventa quasi matematico, che la cosa mi sfugge sfugge dal mio interesse, cioè va fuori, va contro il mio interesse. Io voglio che accada qualcosa che possa sfuggire al mio controllo, quindi un colpo di vento che passa davanti a, che muove i capelli alla modella, e che spesso crea quel puntum, quell'emozione che un ritratto normale non ti avrebbe dato. Il sole che entra negli occhi al tramonto, io fotografo sempre all'ora del tramonto, facendo guardare ste pore ragazze il sole, e però l'iride brilla in un modo che gli occhi diventano quasi degli occhi di un animale notturno, capito? Cioè c'è qualcosa che deve andare oltre, così come il mosso. Quando tu scatti una fotografia usando un trentesimo, un quindicesimo, una persona ti corre davanti, ti fa un giro tondo, tu non saprai mai come viene il vestito, non lo sai. La pellicola ancor di meno, lo andavi a vedere dopo, ora col digitale te lo puoi vedere. Però ecco, questa fotografia imperfetta è quella che mi interessa. E la fotografia perfetta del digitale, del tutto a posto, del tutto a fuoco, del tutto fatto dalla macchina, che invece non mi appartiene. Ecco, ma a questo livello sei arrivato in base a un'evoluzione? O è già, in qualche modo, era il tuo modo di fotografare fin dall'inizio? Perché no, io credo, Federico, che fosse il mio modo, perché io non ho una preparazione fotografica, ho solamente una preparazione così, proprio veramente da dilettante, cioè basata sulle suggestioni visive, musicali, sensoriali che una persona ha, e quindi chiaramente che riporto nella mia fotografia, però no, era così. Certo, il bianco e nero contrastato nasce naturalmente dal grande esempio, dal grande pensiero di Mario Giacomelli. Giacomelli, questo è chiaro, sì, questo sì, è chiaro. Certo. Io ne sarò sempre debitore, ma poi una persona naturalmente si discosta, perché certo, imitare Giacomelli non avrebbe no, senso. Certo, però insomma, si vede l'impronta, si vede in qualche certo modo il averlo introiettato quel tipo di, sì, certo, di sguardo, di fotografia, certo, di trattamento anche dell'immagine. Scusa, volevo dire di Giacomelli, cioè non è solamente chiaramente un fatto stilistico il bianco e nero, è la grande lezione di Mario Giacomelli, che ha sempre fatto le sue fotografie più o meno intorno a casa. Ecco, infatti sì, la mia prima mostra l'ho intitolata Viaggio intorno a casa, e tuttora la porto in giro. Cioè il mio mondo, quello che io voglio raccontare, i grandi sentimenti che uno vorrebbe cercare di raccontare, perché alla fine tutti raccontiamo sempre le stesse cose. Non è che io racconto cose diverse, io non sono stato su Marte, racconto la vita dei marziani, io racconto la vita di tutti noi, Genova, Senigallia, Roma, New York, ovunque, la gente nasce, la gente è felice, la gente cresce, la gente muore, la gente si disgrega, i bambini giocano, la gente guarda con stupore, io quello voglio raccontare, a tutte le latitudini del mondo, io provo
presuntuosamente a darne un messaggio universale, ma lo faccio nella mia piccola Senigallia con i miei amici, con Mattia che mi aiuta a cercare di far volare le donne che cascavano perché non avevamo trovato il modo. Sì, sì, ma questo infatti, è... infatti l'ho licenziato, dopo l'ho battuto fuori. Il fatto che poi effettivamente non è necessario andare in capo al mondo per trattare questi temi, però insomma non tutti sono in grado di farlo o pensano. Questo è il quid in più, è proprio questo, cioè sì, saper lavorare su quello che c'è intorno a te, saperlo valorizzare, sì, saperlo... Però, capito, io dico sempre anche i workshop, dico aprite gli occhi, cioè guardate quello che avete davanti, ma quello che avete davanti è... Ma io l'ho visto mille volte il Palazzo Ducale, l'ho visto mille volte, ma forse non l'hai visto a tutte le ore del giorno, non l'hai visto da tutti i punti di vista, ti sei soffermato, sei venuto qui davanti alla piazza, hai visto la facciata, ok, ma prova ad andare dietro a qualcosa, prova ad andare dietro un fiore, prova ad andare dietro una pianta, prova ad andare dietro ad una persona che diventa una sagoma nera, cioè prova a raccontarlo in un altro modo e poi capisci, perché a volte viene prima la fotografia, prima dell'idea, cioè prima del tuo sentimento, quasi tu istintivamente segui la fotografia, poi ti accorgi che volevi raccontare quella cosa e la fotografia diventa un po' una psicanalisi per te, cioè vedi ste tue fotografie e dici, ah, però io volevo raccontare questo. Cosa ci fai vedere? Ancora. C'ho un filmino di famiglia della comunione, vi faccio vedere questo lavoro che generalmente sorprende un po' tutti, perché abbiamo lavorato io e altri 9 reporter, tra cui Paolo Pellegrin e Alex Maioli, che fanno parte di Magnum, quindi sono i nostri fotografi un po' più di punta. E abbiamo lavorato per queste aziende di alta gamma, cioè del lusso e del ben fatto italiano. Dovevamo interpretare le loro aziende, i loro prodotti, il loro know-how, la loro storia, il tutto facendoli in poche fotografie. Io l'ho fatto a modo mio. Piano piano questo modo è piaciuto, sono stato quello che poi alla fine ne ha fatte di più, stravolgendo un po' tutti i parametri. Ora, vedrete in alcune fotografie, ok, delle interpretazioni in bianco e nero abbastanza usuali, come quelle della vigna, alcune fotografie che insomma secondo me l'ho messe ma contano poco. Ma in altri casi troverete il gioco totale, cioè... l'attaccapanni Shanghai di Zanotta che diventa un albero che perde le foglie, le penne di Aurora che non sono più penne stilografiche ma diventano le sigarette che i ragazzi fumano. Ecco, io ho giocato su questo, il filmato dura 8 minuti, c'è una prima presentazione che racconta la mostra che è stata fatta alla Triennale Bovisa a Milano e poi è andata in giro per il mondo e poi partono le fotografie. Thank you.
La foto del tacco preso dal basso che sembra sì. gli speroni, gli stivali di speroni di Clint Eastwood. Hai ragione, è vero. Ecco, avete visto un po' la follia con cui ho interpretato bellissimo, di fronte sì. a delle cose, perché non so se qualcuno di voi lavora in qualche azienda che ha insomma una storia importante dietro, dei manufatti che gli hanno cambiato la vita, ma parlare di questi prodotti e interpretarli per loro è veramente molto di più che per una mamma farsi fotografare il figlio, cioè nel senso che tu devi, come dire, avere un senso di rispetto massimo, è come andare a fotografare in chiesa, non si sta... Cioè io ho giocato, loro non sapevano che io giocavo, ma io giocavo e loro alla fine, spero intelligentemente, hanno accettato questo gioco, e, insomma è andata bene. Un progetto grosso comunque, sì, perché molti grosso. Prodotti, molte case produttrici, quindi immagino che sia stato anche lungo. Sì, sì, è durato tutto l'inverno del 2012. Uh-huh. Sì. E, quindi questo è un progetto di corporate molto sì. di... Esatto. Molto interpretato. Molto interpretato, dove... C'erano sempre dei legami, non so, uno dice perché hai attaccato i pantaloni di Brioni che fa vestiti per i capi di Stato sugli ulivi, che c'entra? Gli ulivi sono intorno, colline intere di ulivi in Abruzzo, intorno alla fabbrica di penne dove 200, che non sono operai ma sono sarti, fanno questi vestiti e che sono vestiti... di altissima sartorialità, e io ho pensato che i vestiti li potevo raccontare come gli intarsi della giacca, gli arabeschi della giacca li potevo raccontare vicino alla materia della corteccia dell'olivo. Era una mia interpretazione che rendeva omaggio al loro territorio, alla loro storia. Poi uno poteva dire, fa cagare, ti sei scemo perché li devi fotografare facendomi vedere il vestito perfetto, però io non potevo, infatti le fotografie che mi piacciono di meno sono quelle, devo dire, del Luce della Vite, che sono abbastanza banali, la lavigna, quelle persone mi interessano poco, ecco. Però poi non è che sempre si riesce a fare. Magari chiediamo se c'è qualche domanda a proposito di queste cose che abbiamo visto finora, qualcuno ha qualche curiosità? Foglie. Ah sì, niente, c'avevo questo benedetto Shanghai che è un pezzo iconico di Zanotta, l'attaccapanni è davvero stato imitato in tutto, perché poi noi vediamo adesso molte imitazioni di queste cose, ma sono prodotti nati 40 anni fa che ora IKEA o altre aziende imitano, rifanno e niente, io vedevo questa attaccapanni e chiaramente uno apre un attaccapanni e vede solo un attaccapanni, benché la forma sia particolare. Ho pensato che i vestiti sopra lo avrebbero reso, come dire, avrebbero fatto sparire la sua forma. Quindi ho pensato a questi rami che vanno per la tangente come rami di un albero, e quindi ho chiesto all'assistente che era con me di scatenare una specie di tempesta virtuale, visto che eravamo in autunno e eravamo al parco di Reale di Monza. Gli ho fatto raccogliere, cioè, a tutti e due abbiamo raccolto tutte le foglie secche che c'erano, abbiamo cominciato a tirare foglie su foglie con l'autoscatto, un disastro, insomma, poi alla fine è venuta fuori la foto, diciamo, che per me era perfetta, quella giusta. È stata una mattinata di lavoro intero a tirare foglie. Non è che quello il parco di Monza, forse se veniva il giardiniere qualcuno ci sparava. Sì, ma le cose nascono così, no? Perché quando uno racconta, se vede anche le grandi scene del cinema, no? A volte nascono proprio da delle piccole intuizioni. Insomma, per me è importante che in questo flusso di tante immagini che voi avete visto, la cosa che mi gratifica di più è che qualcuno, tornando a casa, possa portare con sé qualche immagine. Dica, ecco, quell'immagine mi ha sorpreso. Se l'immagine vi ha sorpreso e vi ha creato un'emozione, per me è il massimo, perché io l'ho fatto per quello. Cioè, alla fine a me non me ne fregava niente di veicolare...
il know-how dell'azienda, io non guadagno per quello. Quel poco che guadagno e che più che altro è in termini, come dire, spirituali più che in termini fattivi di denaro, e se una persona si porta a casa qualcosa. Così. Certo. Come è stato veicolato poi questo progetto in base a tutti gli autori che c'erano, visto appunto c'era Pellegrin, c'era Alex Maioli, poi quelli che io velocemente ho visto solo quei due, è stato oggetto poi di una pubblicazione, è stato sì, è collettiva? Grande, un grande libro per Rizzoli, sì sì, per Rizzoli International, sì sì, è stato... Uh-huh. Sì. Prego. Allora, queste fotografie che avete visto qua di alta gamma è stato, diciamo, uno dei primi lavori in digitale, dove non c'è, questo lo dico, ma non perché sia tanto interessante, ma insomma comunque generalmente me lo chiedo, dove non c'è nessun tipo di elaborazione di Photoshop, tranne in una foto, se avete visto quello skyline di Milano con la ragazza e una penna Aurora, lì è proprio una elaborazione di Photoshop, cioè io avevo quella fotografia dello skyline di Milano, ho fotografato alla stessa ora del giorno la penna, l'ho in pratica scontornata, sempre con luce del sole, l'ho messa lì e l'ho fatta diventare come un palazzo, una sorta di... perché Aurora mi aveva detto che quella penna era il loro simbolo della modernità, era quella che le aveva proiettati nel futuro. Molto banalmente ho pensato di unire la città italiana più proiettata nel futuro, che è Milano, quindi il suo nuovo skyline, mettendoci così, facendo questo giochino, mettendoci la penna. Hai parlato di Photoshop, di post-produzione. Come ti... Allora, spesso questo argomento esce quando con vari ospiti, ovviamente a seconda anche del tipo, la tipologia di fotografia, chiaramente se uno fa il fotogiornalista e fa foto di reportage, la post-produzione dovrebbe generalmente essere minima, se non lavorando sul contrasto, sull'esposizione, sul... anche sul crop ci sarebbe molto, sì. Alcuni fotografi lo escludono addirittura... altri invece sono molto più larghi. Tu non sei un reportagista, sei un fotografo che fa ricerca, ma quanto incide e come ti rapporti nella post-produzione del tuo lavoro? Guarda, la post-produzione è naturalmente un aiuto che però non può, come dire, aiutarmi a migliorare qualcosa nella fotografia, ma non ne può cambiare la sostanza, e soprattutto la post-produzione non può creare l'emozione che io cerco, per cui è semplicemente un mezzo per arrivare ad un fine, che è quello di avere una fotografia con i giusti toni del bianco e del nero, ma questo non cambia nulla. È chiaro che se, che ne so, dovessi fotografare, ma no, non lo so, non riesco nemmeno a fare un esempio, però insomma se dovessi fare un piccolo cambiamento, una cosa, probabilmente lo farei. Non mi creerebbe problemi, proprio perché io non racconto la verità. Credo che nessuno racconti la verità in fotografia, ma questo è un discorso troppo lungo. Io certamente non la racconto, non ho nessuna pretesa di raccontarla, per cui ritengo che un piccolo aggiustamento di Photoshop, un timbro clone a togliere una cosa che è un orrore, me lo posso anche concedere. Ma non, insomma, la fotografia nel momento che la faccio, io quando mi dicono quanto tempo ci mette a post-produrre una fotografia, per me è un minuto, il tempo di aprirla, fare un po' di curve, fare le curve del coso e qualche volta schiarisco e scurisco creando delle mie maschere così, ma come si faceva in camera oscura, basta, faccio quello, fine. E in camera oscura lavori ancora? Sì, sì. Stampo le fotografie che ho ancora in negativo. Ah, lavori sui vecchi negativi? Sì, 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 certo. Sì, anche pochi giorni fa ero in camera scura. Sono stato un po' di tempo senza metterci più piede, perché nessuno mi chiedeva, mi comprava fotografie vecchie, ma ora si è un po' rimosso. Si è ripreso un po'. Bene, prima accennavi alle donne volanti. Sì. Concludiamo, perché credo ormai sia... tempo, con questa serie di fotografie che si chiamano Le donne volanti, che poi la presidente Laura Boldrini mi ha invitato ad esporre a Montecitorio per la festa della donna 2 anni fa, e un lavoro, anche questo iniziato nel 2011
è finito nel 2016 perché qualcuno mi ha dato l'input giusto a finirlo, altrimenti per me stava lì. Le donne volanti sono una sorta di di racconto mio in cui, per cui queste donne che prima sono ancorate al terreno, sono quasi diventano il tronco dell'albero, quindi gli alberi sono qualcosa di assolutamente fisso, di immobile, che non si può muovere. E queste donne piano piano spiccano il volo, e ho sempre pensato che forse può essere una metafora giusta per quelli che sono i desideri della nostra vita, i nostri pensieri, le nostre aspirazioni. Noi riteniamo che sia impossibile fare un certo percorso, arrivare a un certo obiettivo, invece forse questa cosa un po' poi si realizza piano piano. Come dire, a volte ci sentiamo incatenati da tante cose, ma quantomeno con il nostro spirito, con i nostri sogni, possiamo andare oltre. E le donne volanti, sulla musica dei Pink Floyd che me l'hanno ispirata, che fu usata anche da Michelangelo Antonioni in Zabriskie Point, nella famosa scena delle esplosioni degli oggetti, eccetera, l'ho utilizzata perché mi dava questo senso di sospensione, che è quello che mi ha fatto venire poi l'intuizione di queste donne volanti. Poi ognuno se la interpreta come vuole, cioè non c'è una chiave interpretativa, sicura. Grazie. Però senti, io lo so già, però tu devi raccontare come l'hai realizzato il progetto, perché la curiosità penso ce l'abbiano tutti, cioè sì, materialmente. Ma è molto divertente la cosa, perché un mio amico che conosce come ho fatto, gli ho raccontato, non era lì su con me, ha fatto proprio a questione una sera a cena con una ragazza di Senigallia che ha detto no. Lui l'ha fatta con Photoshop, punto. E lui ha detto no, le ha fatte facendo saltare le ragazze su dei tappeti elastici che ogni volta mi montavo, mi ricostruivo in tutte le varie zone di campagna dove volevo e dove pensavo che, per esempio, studiandomi un po' su internet le fasi lunari, volevo riprendere la luna che sorgeva verso le 8:30 di sera, era questo periodo qua, e quindi beccare un po' di luce del tramonto e illuminare quindi soggetti come l'ultima ragazza che avete visto che va verso la luna, no?
E no, se io l'avessi dovuto fare con Photoshop, ha detto non, intanto vabbè, non l'avrei fatte volare sopra un paese marchigiano, l'avrei fatte volare sopra New York, che ne so, mi prendevo una foto che ho fatto a Parigi dello skyline, le facevo volare lì sopra, gli davo anche un tocco internazionale. Ma la verità è che io avevo bisogno di trovare il senso del mio lavoro, ma soprattutto il divertimento, cioè quell'aspetto ludico che io non voglio mai dimenticare, che appunto mi fa ritornare allo sguardo del bambino, allo sguardo, allo stupore. E se io la prima volta che ho visto queste ragazze finalmente che volavano, saltando su questi tappeti elastici, volavano a 10 metri d'altezza, perché erano ragazze ginnaste, ma insomma ragazze normali, non ginnaste olimpioniche, ragazze normali, ecco, io ho provato, me lo ricordo ancora, proprio quel senso di emozione forte. Quello per me è un momento impagabile, che è chiaramente Photoshop, anzi la post produzione su Photoshop dopo è proprio come per dire fammele mettere in bianco e nero e arriviamo alla cosa finale, ma non me ne frega assolutamente niente. Per me è stare fuori, stare nelle colline marchigiane con il sole, con il vento, con la nuvola che a un certo punto entra, mi toglie il sole ma mi crea un'altra situazione. Questo per me è la fotografia. È l'emozione che io provo e che mi deve, che mi stimola verso continue creazioni. È un po' come dire. Sì. Sì, ma son pochissime fotografie, te le faccio vedere perché è veramente minuscolo il video. Ci ho messo il secondo movimento del concerto numero 2 di Rachmaninoff perché... Vabbè, niente, lasciamo aperto. Te le faccio vedere. Parlavamo di cui discutevamo prima, fotografare davanti a casa è forse la cosa più difficile per noi, perché riuscire a vedere la diversità
in quello che vediamo tutti i giorni non è così semplice. Io, per esempio, c'è un nostro socio che ha fatto sotto casa mia, io non l'ho riconosciuto a casa mia. Vuol dire che ha fatto. E io non ci riuscirò mai a fare quelle fotografie. Perché trovo estremamente difficile un punto di vista diverso da una cosa che vedi tutti i giorni. Per questo mi ho voluto vedere, per vedere come interpretavi tu un paesaggio che per te è quotidiano. Sì, per me è quotidiano ed è una cosa che mi emoziona, mi commuove all'istante, perché è proprio l'idea felice che porto dentro di me, quel paesaggio, è qualcosa che va oltre, che si lega profondamente a me, alla mia storia, alla mia infanzia, quindi e vederlo diversamente si tratta solo di... Cioè, quando io parto per la campagna con la macchina fotografica e non ho idea di cosa fotografare, mi drogo, ma non mi drogo con la droga che non ho mai usato e non mi interessa. Mi drogo mettendo la musica dentro la macchina, e magari la metto anche ad alto volume, e a secondo della musica che sento io sono in grado di farmi trasportare, cioè mi suscita delle cose dentro, me le muove. E se ci sono delle cose che ti muovono, e poi tu quando scendi e hai la macchina fotografica, quel paesaggio non lo vedi più come un paesaggio che devi comporre perfettamente, lo vedi come qualcosa che va oltre. Quando l'ultima fotografia che avete visto c'è il paesaggio con le nuvole, il paese e il velo, quel velo io l'avevo raccolto in un bidone della Mondezza perché l'avevo visto uscire con un tubo, era lì questa roba tutta tramata, velata, no? Abbandonata su un bidone. Io l'ho presa, me la sono tenuta in macchina e ho detto un giorno la userò. Sono arrivato dopo questa tempesta di pioggia, è arrivato il vento che ha portato via le nuvole e c'era una luce pazzesca, era l'inizio della primavera, tutte queste nuvole che andavano verso i monti, e io ho detto, io questa felicità che ho nel raccontare queste immagini, io la voglio proprio far esplodere, e quindi attacco il velo. Il velo si muove con il vento e quel velo sono io, capito? Sono le mie emozioni, questo è. È un applauso quasi fantoziano anche questo. No, è molto bello questo rapporto che hai con la tua terra, che insomma si capisce che ti dà tanta emozione e a cui sei molto legato. Sto diventando vecchio. Devo dire che le Marche hanno però anche, devo dire, l'aria che si respira, la terra, non lo so, perché lo accennavi prima, ma Cavalli, Branzi, Ferroni, molti fotografi originari delle Marche o comunque che poi ci sono finiti, l'ultimo Mario Dondero, che pur essendo vissuto ovunque per il mondo poi è andato, come dire, a morire a Fermo e ha lasciato tutto il suo patrimonio fotografico a Fermo. È incredibile come una terra così anche circoscritta, se vogliamo, abbia attirato così tanto l'interesse dei fotografi. Un gobbetto, un tipo un po' strano che si chiamava Giacomo Leopardi, ci ha fatto capire di dire, insomma, siamo in un posto un po', insomma, non proprio così, ecco. Qualche domanda? Sentivo prima un mormorio. Prego. Sì, no, c'è molta poca consapevolezza in me di quella che è la cultura artistica che mi precede. Sì, vabbè, certo non sono un ignorante, ma ecco, per esempio, quando io mi auto, come dire, mi autosputtano in modo... una signora venne da me e mi disse: ma che belle le donne volanti, sembrano proprio i quadri di Chagall. Io dico: beh, sì, sono corso come lei è andata via, ho preso Chagall, le persone,
È vero, avevo visto qualcosa, mi ero completamente dimenticato che Chagall avesse fatto Gli uomini che volavano, proprio mi ero, era completa, forse era nel mio subconscio, ok, ma ti assicuro che qua, se lei avesse approfondito il discorso avrebbe capito che il mio sì invece veniva fuori da una, insomma, non è proprio una gran, ma lì bisogna essere bravi ad andarsene, cioè far finta che ti chiama, mi scusi ma devo andare, e così uno evita la figura di merda che sta per arrivare precisa. Sì, è solo che è un po' di passaggio perché tutti ci passano per andare in Puglia. Esatto. È vero, quello è vero, quello è vero. No, no, no. E poi è una campagna molto molto abitata, è un dedalo di strade e stradine, è bellissimo perdersi nella campagna. Sì. Beh, non per niente stai pensando, lo dico così, magari qualcuno sarà interessato a organizzare dei workshop, sì, da quelle, sì, parti, sì, sarebbe un'esperienza proverò, molto molto, sì, bella. E vabbè, poi eventualmente ne parleremo. Chi fosse interessato vi faremo sapere. Ancora qualche domanda? C'è spazio ancora per un paio di domande eventualmente? Se non ce ne sono più, io direi che possiamo anche concludere. Grazie. Questo incontro, ringraziando moltissimo Lorenzo di questo, non so se vuoi dire di questo, sì, questo incontro. Ci sono i cataloghi. Quando finisce così vuol dire che è piaciuto, eh? Sì. Ma grazie, ma allora io vabbè, non lo so, io non so. No, no, il bis, proprio il bis. Così, no, no, io se volete, vabbè, allora intanto vabbè, vi dico, se volete, avete piacere poi di acquistare il catalogo che abbiamo tenuto al prezzo più basso del mondo, 25 euro, è stampato molto bene, poi sul contenuto sarete voi a giudicare, ma almeno è stampato bene, poi io starò qui e ve lo posso dedicare. Se vogliamo finire con una roba che è lontana, anni luce dalle Marche, dove io ho riportato un po' la mia cosa, vi faccio vedere questo lavoro che ho fatto l'anno scorso a Capri, che si chiama La liquidità del movimento, dove io ho interpretato il lavoro dell'Ater Balletto di Reggio Emilia, questi ballerini, di fronte ad una natura completamente diversa da quella di Capri, da quella chiaramente marchigiana, che è quella di Capri, che è una natura invece di mare, selvaggia, eccetera. Questo video però non è un video fotografico vero e proprio, cioè voi non vedrete le mie fotografie che ho fatto, che alla fine erano solo 24 perché era un lavoro di due giorni. Vedrete un lavoro di backstage dove questi ragazzi ballano, ballavano anche per il pubblico nelle ville tiberine di Capri, e vedrete ogni tanto le fotografie che io ho tirato fuori da queste situazioni. Quindi è un video un po' particolare, è quasi più di intrattenimento che di cosa. Però spero vi piaccia. Parents argue in the kitchen.
city is yours. Grazie a tutti di essere intervenuti, grazie a Federico. Grazie a te di aver accettato il nostro invito e credo la serata sia stata molto gradita da tutti, come hanno testimoniato anche la richiesta dei bis. Alla prossimo appuntamento, grazie a tutti. Grazie a tutti, arrivederci.